Radio DJ, Chiara Canzian, questo era novembre 96. Quindi, adesso che l'abbiamo ascoltata, faccela un po' in inglese. No, dai. Dai, dai, feel the power, Yahweh's in, I wasn't me. Dai. Non ce la posso fare, veramente. Non oggi, magari un'altra volta. Esatto, la prossima volta. Il significato di novembre 96. Sì, allora praticamente... Sì, ce l'ho, sì. Ce l'ho. Sì, sono preparata, Mirandetta. Maledetti. Allora, no, vabbè, insomma, racconto come si evince dal titolo, di sì, quando avevo 6 anni, quasi 7. E racconto appunto tutti questi mondi fantastici che mi creavo da cose piccole, una farfallina, una margherita. Potevo giocare dei mesi su queste cose, dei mi tempi, divertivo. Sì. sì. E appunto mi creavo tutti questi mondi fantastici. Forse anche un po' per difendermi da un dolore che era il divorzio dei miei genitori, certo, che avveniva in quel periodo. E l'ho citato in 2 o 3 frasi del testo, però sempre in maniera sottile, belata, quindi lo capisce. Certo. Perché anche se non l'hai scritto tu, comunque tu hai dato l'input certo, delle cose che volevi raccontare. Certo. No? Ma tu... Lo ricordi, insomma, sebbene fosse avuto... Beh, 7 anni eri già abbastanza grande. 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo prima, la separazione. No? La separazione. Sì, però novembre 96 divorzio, tu avevi 6 anni. Io avevo 6. Il divorzio è stato 5 anni dopo. Sì. E chiaramente non capisco, cioè certe cose non si capiscono a quell'età, però certo, comunque avverti, le avverti, avverti, esatto. E appunto nel testo è citato in 2 o 3 frasi in maniera sottile, che lo capisce o chi mi conosce o chi sta veramente attento, insomma. E i tuoi l'hanno capito? Beh, sì. Vedi, tutto sommato a 19 anni puoi fare già un bilancio, voglio dire, di questa prima parte di vita e soprattutto degli affetti, no? Di quello che ti hanno dato mamma e papà, così. Com'è andata? Cioè, nel senso, ti è mancato qualcosa? No. Oppure tutto sommato vedo che il papà mi sembra molto presente, sì, poi la mamma lo sarà, non lo so. Assolutamente. Vabbè, ho vissuto fino a 4 mesi fa con mia mamma e poi mi dividevo un po' anche col papà, così. Però sono stati bravissimi perché hanno fatto delle scelte sempre tutto in funzione di me. Non c'è comunque affetto fra di loro, si vogliono bene, adesso comunque mi comunque la presenza l'hai sentita. Sì, sì. Tu sei cresciuta a Vittorio Veneto? No, io sono cresciuta a Silea, che è in provincia di Treviso. Ah, ok. Sono solo nata a Vittorio Veneto. Ah, ok, c'era l'ospedale. Sì, esatto. A Vittorio Veneto, comunque siamo sempre da quelle parti. No, mi colpisce molto questa cosa dei Pooh, che dopo 40 anni di carriera continuano ad avere grande successo, però si affaccia alla generazione successiva. Certo. No? Perché piano piano, insomma, c'è Francesco. C'è Francesco che è il figlio di Robby Facchinetti. E Antonio Marano. Sono di Simone Aventura. È il figlio di Facchinetti dell'Aventura e Marano è il padrino del battesimo. Poi c'è Roberto che è il figlio di Dodi, giusto? No, allora c'è Daniele Battaglia, scusami, Battaglia. Sulla confusione interna. Vabbè, ma sono tanti. Daniele, sì, una squadra di casa. Che ho sentito ieri peraltro al telefono, insomma. Daniele Battaglia, figlio di Dodi, cioè sei tu figlia di Red. Sì. Se i Pooh si chiamavano Pooh come Winnie the Pooh. Sì. Voi insieme potreste fare i Teletubbies. Valenos! Ti avevo detto di non dirgliela questa. Peccato che però non succederà mai. Perché però vi conoscetevi, cioè vi vedete, è vero che siete cresciuti insieme voi figli. Era come se lei vede. Sì. Quindi Facchinetti lo conosce, cioè tutti. Sì, poi io ovviamente sono un po' più piccola, quindi magari certo, frequento di più i più piccoli, no? Certo. Roberto, Giulia, i figli di Robby. E comunque conosco anche Francesco, l'ho sentito per telefono 2 settimane fa, perché magari ci confrontiamo su alcune cose, quindi siamo proprio... Diciamo, non vi confrontate su tutto, non sull'intonazione e sul bel canto, perché Francesco... Lui fa il presentatore. Ma certo che sì, ma no, poi ha anche una bella energia, non è quello il suo infatti, forte. Infatti ha un carisma... Ma certo. Forte proprio. Bene, puoi andare a scuola adesso. Dai. Ti diamo la giustificazione. Ecco. Adesso l'album. Sopravvissuta, sì. Dai, allora. Ce la fai. L'album quando esce? I primi mesi del 2009. Ok, perfetto, benissimo. Sì. Dai. Ti penseremo sempre quando metteremo. Siamo stati troppo cattivi? No, dai. Un po' più Lino, so più io. Un po' di più lui. Lo fa apposta. E per lo spettacolo. Ma lo disegnano così. Era la dolce Chiara Canzian, live su Radio DJ, in bocca al lupo. Ciao Chiara, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. DJ chiama Italia.